Siamo oggi in Piazza dei Mercanti per festeggiare, oltre al compleanno di Julian Assange, anche la sua liberazione. Ci siamo battuti in questi 5 anni affinché ciò potesse accadere, qua a Milano come in tutto il resto del mondo. E come ha sottolineato Stella, dopo la scarcerazione di suo marito, la sua liberazione è la vittoria di tutti quanti hanno dato una mano affinché nel mondo si venisse a conoscenza di questo caso. Ogni angolo del mondo a suo sostegno. Siate sicuri, siate pur certi che gli Stati Uniti... Ad Assange auguriamo di poter recuperare gli anni persi sia in galera che durante la sua permanenza da rifugiato politico nell'ambasciata ecuadoriana a Londra. Speriamo che lui possa riprendere al più presto una vita normale, godersi tutto l'amore dei propri cari. E ci auguriamo che lui possa riprendere ciò per cui ha deciso di sacrificare e mettere in gioco la sua vita, ovvero fare giornalismo d'inchiesta nella maniera più sana, genuina e professionale possibile. Conoscano il fatto che le loro accuse non erano nient'altro di stampa. Primo emendamento che in un'epoca altrettanto grave per quanto concerne le guerre. Oggi è il 3 luglio e Julian Assange compie 53 anni. Io ho scelto di fare 2 regali a Julian, una a Ferrara prima di partire dalla città in cui abito e sono andata alla biblioteca Ariostea a Ferrara e ho donato alla biblioteca 2 libri che riguardano le verità su Julian. Julian, you have demonstrated to the whole world together with your loved ones what resisting today means. We love you, Julian. We thank you for everything you have done. For us, you represent the greatest example of courage and integrity. We hope you can make the most of your time with your loved one. L'altro dono che ho deciso di fare a Julian, in accordo con il coordinamento italiano per Assange, è quello di consegnare oggi 781 firme per sostenere Assange nella sua libertà e anche per ottenere la grazia. Since then, as Comitato per la liberazione di Julian Assange Italia, we have done everything possible to contribute to the cause. Oggi è una giornata storica meravigliosa, ero pronta per partire per Londra per la prossima settimana, dove si sarebbe tenuta l'udienza di appello per non far mancare il nostro sostegno ad Assange, e tutto si è risolto in maniera così meravigliosa e un po' inattesa. All together! Happy birthday! Il prossimo passo è quello che bisogna fare in modo che il presidente Biden conceda la grazia a Julian, perché Julian è stato costretto a rendersi, a dichiarare di essere colpevole di giornalismo fondamentalmente, quindi di essere colpevole di aver fatto correttamente il suo lavoro. È giusto che ci attiviamo per raccogliere firme dopo che è stata ottenuta la liberazione, le raccogliamo perché i nostri governanti, quindi il presidente Mattarella, il primo ministro e il ministro degli esteri intercedano a livello diplomatico, si attivino a livello diplomatico perché il presidente Biden conceda la grazia a Julian Assange. Ho scritto un pezzo per Assange qualche mese fa, potrei dire che adesso è fuori luogo perché questo pezzo parlava appunto di volerlo liberare. In realtà dobbiamo continuare proprio come lui ci ha fatto vedere, a tirare fuori cose. Queste cose, queste ingiustizie, queste cose le ho sempre seguite. E viva la liberazione di Assange!